Buongiorno, siamo in via Ugo Foscolo a Monza per la marcia dei sindacati per la sicurezza sul lavoro. Il numero delle morti bianche continua ad aumentare. Che cosa vi aspettate da questa giornata? Ci aspettiamo un impegno più forte da parte di tutte le istituzioni preposte ai controlli e ad affrontare questo tema. Oggi è una giornata di sensibilizzazione anche nei confronti della cittadinanza, marceranno i nostri rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, l'RSU, vogliamo sensibilizzare la cittadinanza e contemporaneamente questa è una giornata che chiude un percorso iniziato tempo fa con attivi dei delegati, assemblee nei luoghi di lavoro, perché ovviamente il tema della sicurezza non può essere portato avanti solo quando succedono incidenti tragici, ma è un'attività che va sostenuta quotidianamente nei luoghi di lavoro e in qualche modo facendo in modo che le istituzioni preposte si occupino di questi temi, la prefettura, l'INAIL e tutti quanti, perché questo è l'unico modo per fare in modo che diminuiscano gli incidenti e che nessuno esca di casa e non faccia più ritorno, che è una cosa davvero straziante. La marcia terminerà davanti alla prefettura, è giusto? E che cosa vi aspettate dalla prefettura? Vi aspettate delle risposte oggi, nella giornata di oggi? Ma con la prefettura abbiamo già iniziato un percorso, abbiamo già fatto degli incontri, ne sono in calendario altri, oggi ovviamente ne saremo ricevuti in prefettura e abbiamo chiesto alla stessa di essere un po' al momento di coordinamento istituzionale nel territorio per fare in modo appunto che tutti i soggetti preposti lavorino all'unisono sul tema della sicurezza. La prefettura ha dato la sua disponibilità, si tratta di andare avanti. Grazie da MB News.